sta per iniziare e va ora in onda la 26esima puntata di The Rock Band History, la rubrica a cura di e con Gianluca qui su Saiuz Web Radio in www.saiuzwebradio.net. 26esima puntata in onda dal lunedì 16 luglio 2012 alla domenica 22 luglio, ogni giorno, sì, dal lunedì alla domenica alle ore 00, ovvero a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle 12 a mezzogiorno ed infine alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, CET, Set Central European Time. Bene cari amici, un calorosissimo ben ritrovati qui a tutti quanti i nostri cari amici web radio ascoltatori e naturalmente, come dico sempre, anche cari amiche web radio ascoltatrici, con The Rock Band History giunta alla 26esima puntata, secondo appuntamento dedicato ai Queen, in cui il vostro Gianluca, che appunto sono io, il sottoscritto che vi sta parlando, sta dedicando queste prossime puntate. Quindi abbiamo parlato dei Queen nella precedente puntata, abbiamo iniziato, andiamo avanti. A differenza delle altre puntate delle rock band di cui ho parlato, non faremo un sunto di quelle precedenti, ma andremo avanti, anche perché sennò mi dilungherò anche troppo, come nel mio classico stile. E allora vorrei rientrare nei miei 10 minuti a disposizione, quella dozzina di minuti, diciamo così, con cui abbiamo iniziato ad inizio anno, nelle prime puntate di gennaio. Poi io di gran lunga ho sforato nella mia consueta logorrea che ho. Bene cari amici, vi ricordo solo appunto che state ascoltando Saiuz Web Radio in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog dove vi invitiamo a scriverci, ma soprattutto a lasciarci i vostri commenti, post, idee, suggerimenti, richieste, perché no, poi anche un minimo di indice di gradimento, cliccate su quello che più vi aggrada e noi saremo ben lieti di ricevere le vostre notizie. Bene, cominciamo allora con i Queen. Se non vi dico però due cose, non sono contento. Cioè, vi ricordo gli appuntamenti dei lunedì sera con la nostra consueta trasmissione in diretta web radiofonica dei due compari, con il sottoscritto Gianluca ed il grande e mitico Saiuz, e con Luca, questo nuovo amico che ci supporta e sopporta e quando vuole venire con noi in trasmissione, il nostro punta di diamante, diciamo così, il nostro cultural man, come dico io. E poi la trasmissione invece in diretta web tv dei venerdì sera con il nostro Riccio Incazzato, le due chiacchiere con Saiuz, ascoltabili nelle varie fasce orarie che vi potete controllare nel nostro blog e sito. Il sito è il www.saiuzwebradio.it. ed infine vi ricordo anche la rubrica del Riccio Incazzato da leggere. Inoltre abbiamo tante cose che bollono in pentola e vi ricordo anche che ci trovate in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Saiuz Web Radio. Anche lì potrete scriverci, ormai Facebook l'abbiamo un po' tutti, e anche in diretta durante le trasmissioni del lunedì sera potrete scriverci in Facebook e nella chat che trovate nel blog in www.saiuzwebradio.net. e vi ringraziamo per ascoltarci numerosi e per seguirci. Ringrazio chi mi ascolta e mi segue personalmente in questa rubrica e vi ricordo anche che ci potete seguire con Twitter Saiuz @Saiuz tutto minuscolo, e in YouTube troverete le cose caricate da Saiuz con il nome Saiuz Web Radio, Saiuz Radio. Bene cari amici, iniziamo di nuovo con i Queen. Abbiamo detto e ripeto, come ho detto anche per i gruppi precedenti, che per la storia, come al solito, c'è una preistoria, come mi piace dire, e partiamo appunto dal 1964 con il chitarrista Brian Harold May, che diciamo fondò insieme a Tim Staffelli, e nel 1984 poi successivamente ancora insieme, il gruppo composto dai quattro membri, che ebbe un grande successo, arrivando poi nel 1967 ad aprire un concerto con Jimi Hendrix e a partecipare a del grande concerto di Natale con i T-Rex e i Pink Floyd. Dopo lo scioglimento della band nel 1968, appunto dopo aver fondato i 1984, cioè il 1984, come ho detto un po' male adesso ma mi sto riprendendo dallo shock, e dopo lo scioglimento della band nel
1969 Brian May e Staffel praticamente decidono di riformare una nuova band, inserendo così nella bacheca dell'Imperial College, dove appunto studiavano, un annuncio che recitava così: cercasi batterista stile Ginger Baker Mitch Mitchell. E a questo annuncio rispose Roger Meadows Taylor, appunto successivamente il batterista dei Pink Floyd, che convinse con la propria professionalità May, Brian May, il chitarrista grandioso, e Stafford, ed entrò a far parte degli Smile. La prima apparizione pubblica di questa nuova band avvenne nel 1968, esattamente il 26 ottobre del 68, quando aprì un concerto dei, pensate un po', i mitici Pink Floyd nel maggio del 1969, ed il gruppo firma un contratto così con la Mercury Records per la pubblicazione di questo primo singolo. In questo periodo Stafford presentò ai compagni un cantante, Farouk Buzara, detto Freddy, che faceva parte di una blues band, gli Ibex, poi Rag Cage, dispensando comunque numerosi consigli agli Smile su come suonare e presentarsi in pubblico. Il singolo Earth, Step on Me, registrato ai Trident Studios, venne pubblicato negli Stati Uniti senza tuttavia ottenere quel grande successo sperato, e per questo motivo Staffel decise di abbandonare i due compagni, entrando a far parte degli Humpy Bong. E i rimanenti membri degli Smile, incoraggiati da Bulsara, quindi da Freddie, poi successivamente Freddie Mercury per l'appunto, che si era aggregato ai due, continuarono il loro lavoro, e nell'aprile del 1970 cambiarono il nome della band in Queen, cominciando così a cercare un nuovo bassista, anzi il bassista dei Queen poi successivamente. E nel giugno del 1970, il 27 giugno del 1970, i tre completati diciamo da Michael Rose si esibirono per la prima volta in pubblico a Truro in un concerto per beneficenza per la Croce Rossa, e il nome Queen venne pensato appunto da Buzara, che cominciò inoltre a farsi chiamare Mercury, e quindi Queen è un nome corto, come disse, è semplice e facile da ricordare, ed esprime poi appunto quello che loro volevano essere: maestosi e regali. E il glam è la parte che loro naturalmente desideravano essere in maniera dandy. E lo stile adottato dai tre infatti comprendeva abiti di seta in bianco e nero, bracciali, anelli e collari vistosi. E dopo poco tempo Rose abbandonò la band, così come fece naturalmente il suo sostituto Barry Mitchell. Dopo aver provato Doug Evwood Boogie, Taylor e May incontrarono nel 1971, esattamente nel gennaio del 1971, John Deacon, proponendogli appunto il posto del bassista, e naturalmente di bassista nei Queen. E a fine febbraio Deacon, per la sua anche tranquillità e la sua coscienza e conoscenza sull'elettronica, diventò il quarto membro del gruppo. E nonostante fossero impegnati a terminare il loro percorso universitario, quindi giovanissimi davvero questi Queen, organizzarono un tour in Cornovaglia, Cornovaglia stupenda. Vi consiglio di andarla a visitare se avrete modo, certo non facilmente raggiungibile con gli aerei, scusate questa mia divagazione, però eccezionale paese, stupendo anche per le coste famose e anche per l'ambientazione molto molto very rock, dico io, e non solo, molto British. E quindi iniziarono questo tour, organizzarono questo tour in Cornovaglia per cominciare un po' a provare alcuni brani ed acquisire quella confidenza con il palcoscenico. E nel settembre del 1971 Terry Eden, un amico di May, offrì alla band la possibilità di registrare gratuitamente dei nuovi diciamo pezzi per collaudare le attrezzature. Naturalmente accettò la band e ne approfittò per registrare dei brani originali come Layer, Keep Yourself Alive e Stone Cold Crazy, che attirarono l'attenzione di John Anthony, discografico della Mercury Records, e di Roy Thomas Baker, collaboratore della Trident Audio Studio Productions, agenzia di management che mise sotto contratto i Queen. Scusate, la Trident Audio Production, e basta, studio l'ho aggiunto io, ci stava bene. Con la supervisione del
manager Jack Nelson. E nell'estate del 1972 Freddie Mercury e gli altri iniziarono a lavorare al loro primo album, che finirono nel gennaio del 1973, l'anno mio. E a marzo del 1973 i Queen firmarono il loro primo contratto di incisione per il mercato britannico ed europeo con la EMI, e negli Stati Uniti d'America ovviamente, e in Giappone la band invece era rappresentata dalla Elektra Records. Il 9 aprile Nelson organizzò la presentazione ufficiale del gruppo al Marquee Club di London. Ricordo che il Marquee è veramente un locale storico per le rock band, che si rivelò un grandioso successo nonostante la scarsa affluenza di pubblico, e il primo singolo Keep Yourself Alive venne pubblicato il 6 luglio del 1973, ottenendo recensioni favorevoli dalla critica, che è un misto tra la clinica e la critica, e naturalmente senza tuttavia poi ricevere alcuna promozione radiofonica. E un mese prima del loro debutto discografico i Queen, con il nome Larry Lorax, avevano inciso la reinterpretazione di I Can Hear Music. Quindi l'album di esordio dei Queen uscì il 13 luglio del 1973 e comprendeva per lo più canzoni scritte alcuni anni prima, e ha come prerogative l'aggressività e la nitidezza della voce di Freddie Mercury e gli assoli veramente esagerati per l'epoca, dico io, ma incredibili, con quel sound e quella melodia di Brian May, unendo l'hard rock al progressive rock con ballate melodiche e un po' anche al glam e ad ambientazioni un po' fantasy, tutte tratte principalmente da opere di John Ronald Reuel Tolkien. E negli Stati Uniti Queen raggiunsero le classifiche naturalmente di Billboard all'83esimo posto, e in questo periodo il tema del bianco e nero, inventato un po' dal gruppo di fan di Liverpool, crebbe di importanza, e questa peculiarità era presente anche nei loro spettacoli, che prevedevano appunto uno stretto contatto col pubblico durante i quali indossavano questi eccentrici abiti creati dalla stilista Sandra Rhodes. Bene cari amici, e anche per questa volta i miei 12 minuti a disposizione tra presentazioni e storia del gruppo e saluti sono passati. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Gianluca, il sottoscritto che vi sta parlando, con la sua 26esima puntata di The Rock Band History, seconda puntata dedicata alla mitica band dei Queen, altro gruppo britannico di cui stiamo parlando. Quindi dopo aver parlato, vabbè, di Dire Straits alle prime puntate, poi dei Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, che sono la triade del rock, le band che hanno creato il rock, rock moderno naturalmente, ma comunque rock, hard rock e heavy metal, sempre traendo spunto da rock, rock and roll e blues. Vi saluto e mi raccomando, stay on time here on Sirius Web Radio and let's get rock all together. Alla prossima, grazie per l'ascolto e buon proseguimento.